Siamo nella zona di Parisi. Questo è il magazzino di lavorazione di ortofrutticoli Suriano Frutta. L'allarme sembra essere stato dato alle 23:40. Sul posto ci sono le squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando. Ripeto, siamo nella zona Parisi di Scanzano Ionico. Noi siamo stati avvisati attorno alla mezzanotte e siamo corsi qui per informarvi, per informare la cittadinanza. Il magazzino si chiama Suriano Frutta. Sul posto ci sono i carabinieri, ci sono la polizia di Stato. Abbiamo incontrato gli agenti della polizia di Stato, ci hanno detto che le indagini sono a 360 gradi. Al momento non è possibile fare alcuna ipotesi e non la facciamo neanche noi. Se non fosse che questo è il terzo rogo notturno che si sta verificando negli ultimi giorni qui a Scanzano Ionico. È una sorta di escalation, fermo restando, ripetiamo, che sulle cause del rogo ci sono le indagini della Polizia di Stato in corso e attendono anche le relazioni che saranno effettuate sicuramente dai vigili del fuoco. In fiamme sembrano essere andati i macchinari e anche i bins, quei cassoni di plastica che si vedono lì in fondo. E questi sono macchinari ormai anneriti, distrutti. Probabilmente i lavori di spegnimento, guardate, all'interno ancora si vede ogni tanto un riaccendersi di fiamme, proseguiranno tutta la notte. Poi sarà il momento di effettuare gli accertamenti e le indagini del caso. Indagini che sono ancora in corso, lo ripetiamo. Guardate, all'interno si stanno riprendendo le fiamme e i vigili hanno anche timore per capire se la corrente elettrica è staccata o meno. Sono momenti concitati, momenti di grande concitazione, grande lavoro per i vigili del fuoco che come sempre sono pronti ad intervenire in queste occasioni. Noi siamo qua ad esercitare il nostro ruolo di informazione nei confronti dei cittadini. Credo non ci sia molto da dire da parte mia. Vi faccio vedere le immagini, immagini terribili, tremende, di un ennesimo rogo in un'attività produttiva di Scanzano Ionico. Questa volta si tratta di un magazzino per la lavorazione dell'ortofrutta.
sulle cause del rogo non c'è alcuna spiegazione al momento. Le forze dell'ordine, la polizia di Stato, qui ci sono anche i carabinieri, indagheranno a 360 gradi. È l'ennesimo incendio che vi stiamo descrivendo, che vi abbiamo descritto. Siamo affranti, siamo amareggiati, siamo come cittadini di Scanzano Ionico, siamo veramente in sofferenza. Questo è il terzo rogo negli ultimi giorni, in pochi giorni. E avete visto le immagini, avete visto quello che vi abbiamo proposto e quindi non sappiamo più cosa dirvi. E indaga la Polizia di Stato, ci sono anche i carabinieri, i vigili del fuoco stanno ultimando le operazioni di spegnimento. Sono tre mezzi dei vigili del fuoco. Di Policoro siete? Provenienti dal distaccamento di Policoro ed anche da quello di Tinti. Si vedono dei materiali che stanno bruciando qui davanti al capannone. I bins rossi sono andati in parte, gran parte distrutti, e qui si vedono dei macchinari che sono stati tirati fuori dal magazzino. La tettoia del magazzino è completamente collassata, le fiamme probabilmente si sono propagate dall'interno, ancora ogni tanto si vede qualche fiamma che esce dall'interno del magazzino. Ripetiamo, il magazzino è quello della Suriano Frutta su via Parisi. E io credo che per questa ennesima notte di fiamme, di fuoco, di roghi notturni qui a Scanzano Ionico, è tutto.